ragazzo ci torna di lucro, non è la prima volta che torni nella città di Biceglie. No, ho lavorato qui, potete immaginare, avendo una carriera ormai pluridecennale, sono tanti anni che vengo qui, sono dei locali famosi qui, nei dintorni, e poi mi ricordano soltanto nella, nel lungomare, in una piazza affollatissima qualche 3-4 anni fa, non mi ricordo, e con un grande successo, e diciamo che sono un po' di casa. Ecco, un artista tra l'altro degli anni 80, una carriera longeva, però sempre, provoli sempre spettacoli all'insegna della spensieratezza e degli intrattenimenti, insomma. Sì, non ho messaggi da lanciare, non devo educare, non devo insegnare, voglio solo far divertire, questo è il mio motto già da tanti anni, da quando nel 1991 è nato il primo Smilers in Sardegna, poco qua qui, da allora ne sono nati tanti altri, l'ultimo in ordine di tempo è il nuovo Smilers di Ponte Rotondo, poi 2 anni fa un grandissimo successo al Smilers di Gallipoli, da cui arrivo, ieri sera ho lavorato lì, e quindi io, come disse una volta Costanzo, Maurizio, non canto per me, canto per gli altri. Cosa vorresti? Mi sono il suo repertorio, ho la fortuna di avere con me una delle mie orchestre più titolate, i ragazzi di Napoli che mi seguono da 25 anni, per cui garantisco almeno un buon risultato dal punto di vista audio e canoro, poi dopo sarà il pubblico a decidere. Umberto Smaila cresce, però allo stesso tempo rimane sempre giovane. Con questo genere di spettacoli. Beh, guarda, finché si mangia come ho mangiato oggi, non so se posso fare pubblicità, ma sono andato qui in un Lido da Il Gatto e la Volpe a mangiare, ma no, mi hanno fatto mangiare delle cose strepitose, il porco fritto, le bruschettine con la burrata e poi degli scampetti gratinati e poi due pesciotti grandi, due spigole enormi. Un motivo in più per tornare in Puglia. Mamma mia, come si mangia bene qui, come si beve anche molto bene. E poi c'è la simpatia della gente, il carattere del pubblico, che quello la dice tutto, insomma, questa zona. Lo sapete, l'ho girato in lungo e in largo, ti ricordi Margherita di Savoia? Oggi siamo qua per parlare di Biceglie, di questo bellissimo porto che non conoscevo. Devo dire che è veramente bello perché ha la qualità, diciamo, dell'attracco, degli approdi. C'è anche la storia, no? Sono questi sassi di tufo, questa architettura un po' vetusta che è la storia del nostro bellissimo paese che è l'Italia e che è la Puglia.